Grazie mille, padre Andrés. Ora la parola a il dottor Giampaolo Barra, fondatore del Timone, la storica rivista di apologetica da tutti nota, diciamo, in Italia, e quando si pensa alla rivista di apologetica si pensa al Timone. È un giornalista cattolico, intellettuale, insomma animatore di tante belle iniziative di militanza cattolica, e a lui la relazione proprio sul tema apologetica, qualche ragione per credere. Bene, io sono abituato a iniziare ogni incontro che tengo elevando un pensiero di ringraziamento a Dio per il dono che mi fa di essere qui, e penso di parlare anche a nome vostro se dico che il grazie arriva anche da parte vostra per questo dono di essere qui. Naturalmente, dopo aver ringraziato Dio, giustamente mi tocca ringraziare gli organizzatori di questo evento, l'Osservatorio Mantuan sulla dottrina sociale della Chiesa, il coordinamento di cui parlava il professor Stefano Fontana, grazie davvero di cuore. Avete sentito il titolo della mia conversazione, apologetica, qualche ragione per credere. Apologia significa difesa, e tecnicamente l'apologia dovrebbe difendere le nostre ragioni per credere dalle osservazioni, dalle contestazioni, perché no, dagli attacchi che possono essere postati. Parlando in questa sede, perché ci sono molti rappresentanti delle scuole parentali, io ho provato a disegnare un percorso di formazione apologetica elementare, ci tengo a sottolineare questo, elementare, che potrebbe magari essere proposto ai nostri ragazzi per dotarli della capacità di rispondere alle contestazioni e agli attacchi che possono venire portati, essere portati a ciò che noi crediamo. E ho disegnato questo percorso formativo in tre tappe che fanno fronte a tre contestazioni, tra loro diverse ma strettamente collegate. La prima tappa dovrebbe insegnare a rispondere a chi contesta la esistenza di Dio, a chi si dichiara ateo. Come si fa a rispondere a questa contestazione? C'è una seconda tappa che potrebbe essere, dovrebbe insegnarci a rispondere ad un interlocutore che non nega l'esistenza di Dio, ma nega la credibilità del cristianesimo, nega la credibilità dei Vangeli che sono il cuore del nostro cristianesimo. C'è poi una terza tappa, quella che dovrebbe insegnare ai nostri ragazzi a rispondere ad un interlocutore che non nega l'esistenza di Dio, non nega la credibilità dei Vangeli, ma non si riconosce come cattolico. Nega la credibilità, la unicità della Chiesa Cattolica. Allora, disegniamo un percorso che dovrebbe insegnarci a rispondere, a dare ragione dinanzi a coloro che o negano l'esistenza di Dio, o negano la credibilità storica dei Vangeli, o negano la credibilità e la unicità della Chiesa Cattolica. Prima di entrare nella mia conversazione, lasciatemi fare qualche premessa brevissima. Intanto, la prima premessa, io ci tengo a sottolineare che la mia esposizione riguarda, diciamo così, un programma di apologetica elementare, diciamo così, un po' le basi che potrebbero diventare possesso sia dei nostri ragazzi, sia, perché no, anche degli insegnanti, per dare ragione della propria fede. Una seconda premessa: nella formazione apologetica è fondamentale dare grande considerazione alla ragione, a quella facoltà che abbiamo in quanto esseri umani di porci dinanzi e di conoscere il mondo che ci è di fronte, ma perché no, anche il mondo che è dentro di noi, alla ricerca della verità.
È alla ragione dei nostri interlocutori contestatori che noi ci rivolgiamo, alla loro ragione, perché è ciò che ci accomuna a loro. In quanto esseri umani, noi e loro siamo dotati di ragione. Però attenti bene, una formazione apologetica è importante anche per chi crede, perché ci fornisce quelle, diciamo così, informazioni, quelle certezze che possono consolidare la nostra fede cattolica e possono motivare ancora di più il nostro comportamento, il nostro agire, la nostra azione. Allora, fatte queste premesse, veniamo un po' a porci dinanzi a questi interlocutori. E il primo interlocutore è un signore che nega l'esistenza di Dio. Voi capite bene che questo è un tema fondamentale per la nostra vita. Se Dio c'è, io vivo in un determinato modo, so che dopo la morte sarò dinanzi a Lui, ci sarà un giudizio, ci sarà una vita eterna che può essere di felicità, il paradiso, o di disperazione che è l'inferno. Se Dio non c'è, tutte queste cose che ho detto non ci sono. L'orizzonte della mia esistenza è quella che sto vivendo adesso, non ci sarà nessun post morte, non ci sarà nessun giudizio, non ci sarà nessuna vita eterna. Quindi è importante come tema quello dell'esistenza di Dio. Io vorrei introdurlo con una considerazione che vale per noi che crediamo, ma non vale per i nostri interlocutori. Un dato di cui avere conoscenza riguardo la capacità della ragione di arrivare alle prove della esistenza di Dio, tanto la Sacra Scrittura, quanto i padri della Chiesa, quanto il magistero ecclesiale, sono concordi nell'affermare che ciò è possibile. La Costituzione dei Figli del Concilio Vaticano I ci ricorda che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza col lume naturale della ragione umana attraverso le cose create. Ora, attenti, noi facciamo esperienza della difficoltà di questa via. Dopo il peccato originale, a causa della nostra strutturale miseria, la ragione è in difficoltà, certamente, ma ha la possibilità, la ragione, anche la ragione del nostro interlocutore non credente, ha la possibilità, ha la capacità di arrivare alla certezza dell'esistenza di Dio. Una seconda considerazione, questa vale per tutti e due, tanto per il credente quanto per il non credente. La riflessione, il percorso, diciamo così, il cammino che porta la ragione ad affermare l'esistenza di Dio, si trova, questo cammino, nel campo della filosofia o nel campo della teologia naturale. Questo cammino si trova in questi campi, non si trova in altri campi. Quando ci si viene a dire che la scienza o le scienze, che il progresso della scienza o delle scienze ha pian piano tolto terreno alla credenza religiosa, alla fede, ecco, ci si viene a dire un'autentica sciocchezza, perché le scienze non si occupano di Dio. Le scienze si occupano di ciò che è immanente, di ciò che è misurabile, di ciò che è perfettibile, di ciò che è mutevole. Mentre Dio, se c'è, non è immanente ma è trascendente, non è misurabile, non è perfettibile, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna sfatare veramente questo luogo comune dell'incompatibilità tra scienza e fede. Non tocca alla scienza parlarci di Dio, tocca alla filosofia, tocca alla teologia naturale. Che fare allora? Come si disegna questo percorso? Se ci rivolgiamo alla ragione del nostro interlocutore, nel cammino per arrivare alla dimostrazione dell'esistenza di Dio, il punto di partenza deve essere un dato comune, un dato evidente, cioè che si vede, un dato che non si può negare. E riflettendo su questo dato, ponendo delle domande su questo dato,
si può arrivare alla risposta che è necessario ammettere l'esistenza di Dio. San Tommaso d'Aquino qui ci è maestro, ha sistematizzato le famose cinque vie per arrivare all'esistenza di Dio. In realtà non sono sue, le ha raccolte dai filosofi del passato, da Platone, Aristotele, Avicenna. Lui le ha però sistematizzato. Tommaso ha una sua via originale che riguarda l'essere un po' complessa, però qui limitiamoci a queste cinque vie enunciate soltanto come disegno di un percorso. Poi chi vorrà le potrà approfondire. Siccome non si può negare il divenire delle cose, Tommaso dice che bisogna arrivare ad ammettere l'esistenza di un ente che non diviene, e questo è Dio. Siccome anche il nostro interlocutore non può negare la catena di cause ed effetti che vediamo, Tommaso ci insegna che per spiegare questa catena di cause efficienti e di effetti bisogna arrivare ad ammettere un essere che non è causato da nessuno, un essere incausato. Siccome non si può negare l'esistenza di cose che ci sono davanti a noi, ma che potevano benissimo non esserci, quindi sono contingenti, per spiegare questo fatto che si vede, che c'è, bisogna arrivare ad ammettere l'esistenza di un ente che non è contingente, che è necessario, e questo è Dio. C'è l'argomento della gradualità dell'essere nelle cose dinanzi a noi, si vede il meno buono, il meno vero, il più vero, e per spiegare questa gradualità bisogna ammettere l'esistenza di un essere che è sommamente buono, sommamente vero, e questo è Dio. Ultima via, siccome non si può negare che dinanzi a noi ci sono delle cose non intelligenti, che si comportano intelligentemente, che si coordinano tra di loro per raggiungere un fine, e raggiungere un fine che è il loro bene, per spiegare questo comportamento bisogna ammettere l'esistenza di un essere che è finalizzatore, che è ordinatore, e questo essere è Dio. Vedete, ci sono diverse vie che portano la ragione a dover necessariamente affermare l'esistenza di un essere le cui caratteristiche, quindi abbiamo elencate cinque, ma da queste ne derivano altre, sono quelle che comunemente si attribuiscono a Dio. Attenti, qui bisogna essere molto chiari. La ragione ci porta ad ammettere l'esistenza di quello che si chiama, Pascal chiamava, il Dio dei filosofi. Non ci porta al Dio cristiano. Il mistero della Santissima Trinità non è coglibile dalla ragione. È un mistero rivelato a quale crediamo in virtù dell'autorità di chi l'ha rivelato e di chi ha ricevuto la rivelazione, che è Santa Madre Chiesa. Ma capite che con un interlocutore che si pone dinanzi a noi dicendo che Dio non esiste, noi dovremmo avere altri argomenti, questi argomenti per rispondere a lui. Facciamo un inciso, perché se volete, anche le prove razionali, cioè della ragione, per dimostrare l'esistenza di un'anima immortale e spirituale, e si può dimostrare, anche queste possono contribuire ad affermare l'esistenza di Dio. Perché? Perché di solito chi nega l'esistenza di Dio è un materialista. Per chi nega l'esistenza di Dio esiste solo la materia, noi siamo soltanto materia. Se si riuscisse a dimostrare che l'uomo non è solo materia, ma è un composto di materia e di realtà immateriale, che noi chiamiamo anima, ecco che il materialismo del negatore di Dio può subire, diciamo così, un certo colpo. C'è un autore che conoscete, credo tutti, Francesco Agnoli, che proprio l'anno scorso ha pubblicato un bel libro per i tipi dell'Istituto di Apologetica, l'istituto che edita Il Timone, un libro che si intitola L'anima c'è e si vede, 18 prove che l'uomo non è solo materia. È un libro che potete fare vostro, perché è fatto molto bene. E tra tutte queste 18 prove, Francesco Agnoli sottolinea quella che è forse la più classica, la più tradizionale. Noi abbiamo l'intelletto, siamo capaci di intus legere. Questa facoltà dell'intelletto, cito Agnoli, è invisibile,
non può essere né toccata, né vista, né sentita con alcuno dei cinque sensi. C'è, c'è, ma non è materia. C'è, la sperimentiamo, ma non può essere toccata. E la fonte, l'origine di questa realtà non materiale non può essere qualcosa di materiale, evidentemente. Anche Tommaso, e anche Tommaso d'Aquino, ha diversi percorsi per dimostrare l'esistenza dell'anima. Qui ve ne riassumo uno in tre passaggi. Il primo, un dato che possiamo constatare tutti. Tutte le realtà corporee dotate di attività non sono capaci di autoriflessione. Cosa vuol dire? Un cane è una realtà corporea, è dotato di attività. Il cane non sa nemmeno di essere un cane, non sa quello che fa. Una realtà corporea è il mio occhio vede, è una realtà corporea dotata di attività, vi vede, il mio occhio non sa di vedere, non lo sa. Il mio udito è una realtà corporea, vi sente, ma non sa di udire. Questo è il primo dato. C'è un secondo dato altrettanto evidente. Noi uomini siamo capaci di autoriflessione. Siamo capaci, noi sappiamo di sapere, noi pensiamo di pensare. Ne consegue necessariamente che noi non siamo solo materia, non siamo solo realtà corporea, abbiamo anche un'anima. E solo Dio può essere la ragione sufficiente di questa realtà non materiale che è in noi. Tutto qui? No, la ragione può dire ancora altre cose che portano a, diciamo così, convincersi razionalmente dell'esistenza di Dio. Sono altri argomenti collaterali, li riassumo brevemente perché devo stare nel tempo che mi è stato assegnato. Pensate per esempio ai miracoli come fatti documentati storicamente. I miracoli se ne parla sempre pochissimo, perché sono relegati in un mondo del fantastico, dell'immaginario. Ma a Lourdes abbiamo abbondantissima documentazione scientifica di fatti accaduti inspiegabili, non di miracoli. È la Chiesa che li determina come miracoli. La scienza si ferma a dire inspiegabili. A Fatima, a Calanda in Spagna, non so chi di voi ha letto quel meraviglioso libro di Vittorio Messori, Il Miracolo. È il miracolo, dicono gli spagnoli. Una gamba amputata che si riattacca dopo 2 anni, quella gamba lì, riattacca istantaneamente. A Guadalupe, Messico, quel panno, quel poncio dipinto di cui ancora nessuno è riuscito a capire che cosa è composto il colore. La materia che lo dipinge non è un colore, non si sa cosa sia. Tommaso d'Aquino dice che il miracolo è ciò che è compiuto da Dio fuori dell'ordine di tutta la natura creata. Abbiamo dei fatti, dei miracoli che ci portano a Dio. Altri argomenti collaterali, utili, certamente non i primari, ma utili. È bene sapere che la maggior parte degli scienziati, di quelli che hanno fatto la storia della scienza, credevano in Dio. Non sto parlando del Dio cattolico, alcuni non erano cattolici, ma che credevano in Dio. Si può arrivare a dire che questo dimostra che, o meglio, nega l'antitesi tra scienza e fede. Si può essere ottimi scienziati e anche credenti. Si può considerare il dato che la maggior parte dei filosofi, di quelli che hanno fatto la storia della filosofia, non negavano Dio. Negazione dell'antitesi fede e ragione. Si può considerare il dato che la maggior parte dei geni dell'umanità, dei geni, artisti, poeti, scultori, pittori, non negava l'esistenza di Dio. Possiamo considerare questo fatto la negazione dell'antitesi tra fede e creatività, tra fede e libertà creativa. Insomma, per farla breve, ci sono diverse vie che possono portare la ragione umana ad ammettere l'esistenza di Dio, a cogliere l'esistenza di Dio, diverse vie che possiamo offrire al nostro interlocutore perché si ravveda dalle sue posizioni errate. Percorsa questa prima tappa, arriviamo alla seconda. Il nostro interlocutore, il nostro contestatore, non nega l'esistenza di Dio, anzi ci crede. Però non è un cristiano. Non dà credibilità al cristianesimo, non dà credibilità, qui ne parlo adesso,
ai Vangeli. Per lui i Vangeli non hanno un fondamento credibile. Potrebbe essere il nostro interlocutore un ebreo, un musulmano, potrebbe essere un credente in qualche generica religione orientale, potrebbe essere anche semplicemente una persona, un ragazzo che non nega Dio, è disposto a credere in Dio, ma non disposto a credere alla verità del Vangelo. Anche qui, come abbiamo fatto per le prove dell'esistenza di Dio, partiamo da una considerazione che vale solo per noi, giusto per avere le idee chiare e non per i nostri interlocutori. Riguardo alla credibilità storica dei Vangeli, cioè riguardo al fatto che i Vangeli dicono cose realmente accadute, la Chiesa insegna, il Concilio Vaticano II, nella Dei Verbum, la Santa Madre Chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e costanza massima che i quattro Vangeli, di cui afferma senza alcuna esitanza la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù figlio di Dio durante la sua vita tra gli uomini effettivamente operò e insegnò per la loro eterna salvezza. La Chiesa afferma la storicità dei Vangeli. Sono documenti anche storici, anche con fondamento storico. Questa seconda tappa potrebbe essere introdotta, no, dal nostro interlocutore ponendoci una domanda molto diretta, forse qualche volta ce la siamo sentite dire, qualche volta ce la siamo posta noi stessi, ma come facciamo a essere sicuri che i Vangeli dicano cose vere? E a chi pone questa domanda, voi capite bene, non si può rispondere che i Vangeli dicono cose vere perché sono parola di Dio. E siccome Dio non può né mentire né ingannare, allora i Vangeli dicono vero, perché per lui non è vero. È per noi che i Vangeli sono parola di Dio. E men che meno si può dire che i Vangeli dicono cose vere perché, come abbiamo sentito, lo insegna la Chiesa, perché per lui la Chiesa non ha nessuna autorità. Allora bisogna rispondere a questa contestazione utilizzando quelle conquiste che la stessa nostra ragione, in questo caso la ragione, chiamiamola così, storica, ci può fare, ci può portare. E questo cammino ha diverse tappe. Io qui mi limito soltanto ad elencarle. Si può provare storicamente che Gesù Cristo è esistito? Sì. Si può provare storicamente che quattro signori di nome Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono esistiti nel primo secolo? Sì. E che questi quattro signori hanno scritto gli Vangeli? Sì. E che i Vangeli che hanno scritto questi quattro signori sono sostanzialmente quelli che leggiamo noi? Si può fare un ragionamento diverso. I Vangeli che leggiamo oggi noi sono sostanzialmente, salvo qualche variante, ma di minor grado, quelli che hanno scritto questi quattro signori. Si può provare? Sì. Si può provare che questi quattro Vangeli sono stati scritti in un clima ostile, per cui non era certo conveniente mentire, pena la distruzione di questa nuova, chiamiamola, religione, questa nuova proposta? Sì, si può provare. Si può provare che molti luoghi geografici, molti personaggi, molti fatti raccontati nei Vangeli sono stati confermati anche da altre, chiamiamole, discipline, da altre conquiste dello studio? Sì, si può provare, si può provare. Questi sono tutti dati tecnici, dati da storia, ma che i Vangeli abbiano un fondamento storico si può provare. Tutto qui. No, la nostra ragione è capace anche di altri tipi di riflessione. Una parte da un, chiamiamolo così, dal tentativo di metterci dalla parte di quelli che negano la credibilità dei Vangeli. Proviamo a immaginare la posizione di chi dice: ma no, i Vangeli alla fine, certo, qualcosa di vero lo dicono, perché inventare tutta una storia non è possibile, però i Vangeli sono stati costruiti artificialmente da quattro signori che si sono messi d'accordo tra di loro, disposti a falsificare fatti, personaggi, eventi, al fine di trarne un guadagno. I Vangeli quindi contengono molte falsità. E come rispondere in questo caso? Beh, la prima considerazione da fare è che non dobbiamo mai dimenticare perché sono stati scritti i Vangeli. Ce lo dice l'Apostolo Giovanni, non abbiamo certo bisogno di inventare. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo,
il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Amici, voi sapete che oggi non si può più fare proselitismo, ma i Vangeli sono stati scritti per fare proselitismo, per farlo, perché crediate che Gesù è il Cristo, eccetera. I Vangeli sono stati scritti per convincere i loro lettori della verità di quello che è scritto nel Vangelo. Chi erano i lettori del Vangelo? Il mondo circostante, ebrei e pagani. I Vangeli sono stati scritti per convincere ebrei e pagani, pagani non vuol dire atei, pagani credevano nelle divinità, negli dei, per convincere gli uni e gli altri ad abbandonare le loro credenze e a, diciamo così, ad accogliere questa nuova credenza, questa buona nuova novella. Compito arduo. Qual è il dato che la nostra ragione coglie? Ma se i Vangeli sono stati scritti per convincere ebrei e pagani ad abbandonare le loro credenze, per appoggiare, per apprendere, per seguire questa nuova religione, e per giungere a questo obiettivo, quattro signori, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, si sono messi d'accordo tra di loro, beh, mai e poi mai i Vangeli sarebbero stati scritti come sono stati scritti. Mai. Troppi autogol, troppi danni autoinflitti, troppi. Messori, nel suo celeberrimo ipotesi su Gesù, dedica diverse pagine a questa riflessione. Io mi limito qui soltanto a darvi i temi. Non si sarebbe mai, mai, mai divinizzata la figura di Gesù, mai. Fare di un uomo un Dio è una bestemmia per i giudei. Gesù, sapete, viene crocifisso non perché è un rivoluzionario, non perché, ma perché tu sei uomo e ti fai Dio. Perché divinizzano Gesù Cristo se vogliono convincere gli ebrei a lasciare l'ebraismo per diventare cristiani? Mai avrebbero messo in bocca a Gesù quell'espressione bevete il mio sangue. Il sangue è un tabù per i giudei. Ancora oggi qualcosa è restato. Sapete che nel mondo islamico non si mangiano gli animali con sangue, bisogna prima spezzarli. Perché tra tutte le parole che potete mettere in bocca a Gesù, visto che state inventando, mettete questa espressione autolesionistica? Mai avrebbero messo Gesù in croce, l'avrebbero fatto morire in croce. È la più infame di tutte le morte possibili a quel tempo. Gesù è il capo della nuova religione, è il capo del nuovo messaggio, è il nostro eroe, e tu a questo eroe che fine fai fare? La morte in croce. Assurdo. Se stai inventando, trovati un'altra fine. Non solo me lo metti in croce, ma me lo fai addirittura risorgere. Provate a immaginare, la risurrezione non è un'affermazione simbolica, eh? È un cadavere che torna a vivere. Uno che era morto e che ritorna a vivere. Chi poteva credere a una cosa del genere? Perché l'avete scritta? Sapete che San Paolo, quando va all'Areopago di Atene, San Paolo trova gli ateniesi, trova i greci, trova i filosofi disposti ad ascoltarlo quando parla di Dio. Ma quando San Paolo comincia a parlare della risurrezione di Gesù, gli fanno capire, guarda, ascolta, torna a casa, ritorna, ne riparleremo, basta cose qui, non venire a dire a noi che siamo uomini di ragione. Non solo mi inventi la risurrezione, ma mi vieni pure a dire che il risorto appare per primo a delle donne. Ma gli evangelisti conoscevano benissimo il mondo nel quale scrivevano il Vangelo. Le donne allora non avevano nessun peso, nessuno, men che meno in un processo, in un tribunale, come testimoni, non valevano niente. Ancora oggi nel mondo islamico, sapete, che la testimonianza di un uomo può essere equiparata a quella di 3-4 donne. Perché tutti questi autogol? È una riflessione. Perché se il Vangelo è inventato per guadagnare seguaci, perché avete scritto queste cose? Potevate scriverne altro. C'è una sola risposta plausibile, una sola risposta razionale. Perché conservando l'intento di guadagnare lettori, non si poteva mentire. Queste cose sono realmente accadute. E siccome i Vangeli sono stati scritti quando testimoni oculari erano vivi, c'era gente che ha visto Gesù morire in croce. C'era gente, non potevi dire che non era vero. C'è gente che l'ha visto morire.
come per l'esistenza di Dio, anche per la credibilità dei Vangeli ci sono altre, chiamiamole, prove collaterali importanti. Pensate, per dirne solo una che ci dà molte informazioni sulla morte di Gesù, sulla sua passione, pensate alla Santa Sindone, ai lavori di Emanuela Marinelli, che ha raccolto, lei stessa studiosa, ma ha raccolto anche i lavori di altri scienziati che si sono occupati del Sacro Telo di Torino, della Sindone. Vengo alla terza e ultima via. Abbiamo allora raccolto qualche nozione per poter rispondere a un interlocutore che nega l'esistenza di Dio, qualche nozione per poter rispondere a un interlocutore che non nega l'esistenza di Dio ma nega la credibilità storica dei Vangeli. Adesso ci troviamo di fronte a un interlocutore che ammette Dio, riconosce i Vangeli addirittura come parola di Dio, ma non è cattolico. E quindi è un cristiano, può essere un ortodosso, un anglicano, un valdese, uno delle decine di migliaia di famiglie protestanti, può essere una persona di questo tipo che dice: ma io credo in Dio, sono cristiano, ma non sono cattolico. Noi ogni domenica, ogni festa comandata, a messa, noi nel credo affermiamo di credere nella Chiesa una santa cattolica apostolica. Questo articolo del nostro credo non è accettato da centinaia di milioni di cristiani che non credono affatto alla Chiesa una cattolica apostolica. E come si risponde a questo interlocutore? Capite bene anche qui che non si può rispondere dicendo che la Chiesa Cattolica è quella vera perché lo dice il Papa, perché per loro il Papa non è nessuno o non ha il ruolo che abbiamo noi. Anche qui, guardate, ci soccorre la storia, ci soccorre la storia. Perché nella promessa che Gesù ha fatto di edificare la Chiesa si trovano due affermazioni che possono essere sottoposte all'esame della storia, al vaglio della storia. La prima affermazione: le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. E adesso la vediamo. La seconda affermazione: tu sei Pietro e su di te edificherò la mia chiesa. Queste si trovano nel Vangelo di Matteo. In Giovanni c'è anche quella triplice, triplice comando di Gesù dato a Pietro: pasci le mie pecorelle, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Capite? Sono espressioni che hanno uno spessore teologico, dottrinale, esegetico, fondamentale, ma la ragione si ferma alla storia. Cioè, che pregnanza storica hanno queste affermazioni? Il primo dato: le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Con il linguaggio che si usava allora, qui Gesù sta dicendo che la sua chiesa, una volta edificata, non sarebbe mai morta. Mai morta. Ora, con i nostri interlocutori, noi condividiamo un punto di partenza comune, che Gesù Cristo è Dio. È vero uomo, vero Dio. Quindi non poteva sbagliarsi. Quindi se ha detto che la sua chiesa non sarebbe mai morta, la sua chiesa deve essere qui anche adesso. Deve esserci anche adesso. E che cosa fa lo storico? Ve la dico in soldoni. Lo storico invita tutte le confessioni religiose cristiane che vantano di essere chiesa, naturalmente ciascuna vanta di avere le proprie origini in Gesù Cristo, e chiede loro di mostrare la carta di identità. Fateci vedere la vostra carta di identità. Vogliamo sapere quando siete nate. Guardate, è il lavoro dello storico, eh? Poi i protestanti vi diranno che la vera Chiesa è nel cuore degli uomini, per cui anche prima di Lutero c'erano sicuramente dei cristiani, ma questo è un lavoro dei teologi, dei esegeti. Lo storico dice: guarda, noi nel cuore non leggiamo, il cuore non ci fa vedere i documenti. Tu sei un luterano, mi dici dove era un luterano nel IV secolo, nel V, nel VI, mi devi dire il nome, mi devi dire il posto, dove era. E a questa prima domanda dello storico, soltanto la Chiesa Cattolica, perché anche alla Chiesa Cattolica dobbiamo chiedere questa prova, eh? Anche alla Chiesa Cattolica. Soltanto la Chiesa Cattolica e, chiamiamola, le Chiese Ortodosse possono mostrare, possono provare di avere 2000 anni di età. Possono provarlo. Se Papa Francesco mette la retromarcia nella storia, prima di lui incontra, mi pare, 265 pontefici e arrivano a Pietro.
Con gli ortodossi noi condividiamo i primi 1054 anni di storia, pur con divisioni, scissioni, ma fino all'anno 1054 c'era questa chiesa che univa l'Occidente e l'Oriente. Nel 1054, lo sapete bene, meglio di me, avviene una scissione che è a tutt'oggi irreparata. Quindi soltanto due, la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse. Però sappiamo che Gesù Cristo ha edificato una Chiesa, non due. Quale delle due è quella vera, quella edificata da Gesù Cristo? Anche qui lasciamo da parte le ragioni di carattere dottrinale, esegetico, teologico, ecclesiale, lasciamo da parte, chiediamo alla storia. Voi sapete qual è il termine fondamentale della diatriba? È proprio quell'espressione che Gesù Cristo diceva: tu sei Pietro e su di te edificherò la mia chiesa, pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. Per la Chiesa Cattolica questo compito dato a Pietro e quindi ai suoi successori comporta la facoltà di Pietro di governare la Chiesa universale e di legiferare per la Chiesa universale, potere di governo e potere di legislazione. Il cosiddetto primato di Pietro per i cattolici comporta proprio questo, la guida della Chiesa universale con il potere di governare tutti e di legiferare per tutti. Per gli ortodossi no, c'è un primato di Pietro per gli ortodossi, c'è, ma è solo un primato di onore. Poiché l'apostolo Pietro e i suoi primi successori sono stati i vescovi di Roma, dell'antica Roma, della più antica Roma, hanno un primato di onore. Poi sapete che c'è stata un'altra Roma, che era Bisanzio, Costantinopoli. Poi quando è caduta Costantinopoli nel 1453 c'è stata una terza Roma, Mosca. Ma Pietro ha soltanto un primato di onore. E questo è il termine fondamentale della diatriba. Confronto, dottrinale, ci sono commissioni che studiano queste cose e la storia fa un passo diverso, forse più accessibile. La storia si chiede, ma in quei 1054 anni che avete camminato insieme, il ruolo di Pietro era quello che dice oggi la Chiesa Cattolica o era quello che dicono gli ortodossi? Anche qui non mi soffermo, ma se diamo ascolto alle prove che la storia ci offre, noi vediamo che anche nei primi 1054 anni il Vescovo di Roma esercitava il suo governo sulla Chiesa universale come lo esercita oggi il Vescovo di Roma, non come dicono gli ortodossi, non come loro. E se volete, rubo un minuto solo, poi vedo che il mio tempo sta scadendo. Pensate che la prova storica più antica che abbiamo dell'esercizio di un primato di Pietro, che non è solo di onore, ma è di governo della Chiesa, risale, sapete quando? Addirittura alla fine del primo secolo. Alla fine del primo secolo, quando ancora vivo l'apostolo Giovanni, abbiamo a Roma il terzo successore di Pietro, che si chiamava Clemente. Arriva a Roma la notizia che nella chiesa di Corinto, fondata dagli apostoli, da Pietro e Paolo, avevano cacciato i presbiteri, e noi vediamo che il vescovo di Roma, che non è il vescovo di Corinto, no, è il vescovo di Roma, prende carta e penna e scrive ai cristiani di Corinto. E questa lettera noi l'abbiamo. E in questa lettera ordina ai cristiani di Corinto di richiamare i presbiteri. Afferma che se disobbediscono, disobbediscono a Dio, alle parole che Dio pronuncia per mezzo nostro. Il vescovo di Roma, alla fine del primo secolo, riteneva di avere il potere di stabilire, di dare ordini a un'altra chiesa di origine apostolica. Direte, manca ancora un tassello. Questo è quello che pensava il vescovo di Roma. E a Corinto? Amici, a Corinto hanno obbedito. Lo abbiamo perché, lo sappiamo perché, 80 anni dopo questa lettera, il vescovo di Corinto, Dionigi, ha scritto al Papa di Roma, al vescovo di Roma, che si chiamava Sotero. E tra le altre cose gli ricorda ancora quella lettera scritta dal suo predecessore Clemente, che a Corinto, guardate, leggono tutte le domeniche a messa. La leggono tutte le domeniche a messa. Il vescovo di Roma non aveva solo un primato di onore. Si possono portare altre prove documentate dal punto di vista storico. Arrivo alla conclusione. Avete visto che si tratta di un'esposizione estremamente generica,
molto superficiale di un percorso e di un cammino apologetico che riguarda almeno la base di una sana apologia, che ci dà la capacità di rispondere a queste contestazioni. Il frutto di questo cammino è, da un lato, la capacità, dicevo, di rispondere a chi nega l'esistenza di Dio, a chi nega la credibilità dei Vangeli, a chi nega l'unicità della Chiesa. C'è un altro frutto che però non dobbiamo mai dimenticare. Questa formazione ci dà anche una consapevolezza, la consapevolezza di constatare che a noi è capitata una grazia, la grazia di essere credenti, la grazia di essere cristiani, e la grazia di essere cattolici. Questo è tutto, grazie.